Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Pietro, siamo a una buona parte di stagione già disputata, è arrivata questa meravigliosa partita di domenica contro Nardò, ultimo secondo fondamentale. Beh sì, diciamo che tante volte è successo che si è perso con un po' di sfortuna o vedi la penultima partita con un tiro allo scadere che ci ha portato i supplementari, questa volta è andata bene a noi e è stata una bella vittoria, sudata, per questo sono stati due bellissimi punti e quindi ce li prendiamo tutti e andiamo avanti, siamo in una ottima, in una grande posizione per continuare il nostro percorso ed è quello che vogliamo fare. Caia sta sottolineando a ogni conferenza stampa l'apporto del pubblico, oggi è l'ennesima conferma. Beh sì, non che ce ne fosse bisogno di questa dimostrazione per sapere quanto il popolo è della Fortitudo sia vicino alla squadra, però è sempre bello comunque di martedì sera, è un orario anche particolare, chi trova traffico, chi lavora e comunque ci sono centinaia di persone anche stasera, quindi si sommano ai 5.000 passa che ogni domenica vengono a vederci e per noi è fondamentale, è molto importante che ci si avvicini alla gente. Sabato big match? Beh sì, è una grande partita, Trieste se non è la miglior squadra del campionato poco ci manca, non per i risultati perché ci sono squadre messe meglio di loro, però sicuramente per quello che hanno messo assieme, i giocatori che hanno portato a Trieste sono una delle favorite, quindi noi all'andata abbiamo fatto una grande partita e sicuramente loro sono migliorati rispetto a un paio di mesi fa e quindi siamo un bel match e una bella sfida. Cosa vi stanno chiedendo per Natale i tifosi? Perché insomma sembra difficile riuscire a chiedere qualcosa in più a questa Fortitudo. Lo immaginavate a questo punto di questa stagione essere qui dove siete? Ma allora diciamo che quest'estate non pensavamo di aver passato praticamente tutti i primi tre mesi in testa alla classifica, spesso anche da soli. Però ecco, ci siamo, ce lo siamo guadagnati e lavoriamo ogni giorno, andiamo in palestra ogni giorno, tutti i giorni della settimana per arrivare la domenica in casa, in trasferta, per portare a casa la vittoria. Spesso ci sta riuscendo, non sempre ma quasi sempre, e vogliamo continuare su questa strada. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.